Non posso essere contenta davanti a una persona che andrà in prigione per tutta la vita. Avrei preferito che mia sorella fosse ancora viva e che lui fosse fuori dal carcere. Così però non è. Nessuno mi restituirà la mia Sandra. Quindi quell'uomo si deve assumere le proprie responsabilità e pagare per ciò che ha fatto. A parlare è Stefania Matteuzzi, la sorella minore di Alessandra Matteuzzi, brutalmente uccisa a Bologna il 23 agosto 2022 dal suo ex fidanzato, Giovanni Padovani, ex calciatore e modello. Fin dal giorno dell'omicidio, Stefania ha implorato giustizia per la sua adorata sorella. Oggi, a distanza di un anno e mezzo dai tragici eventi, ha finalmente ottenuto soddisfazione. Padovani è stato condannato in primo grado all'ergastolo per omicidio, con il riconoscimento delle aggravanti di stalking, vincolo affettivo, motivi abietti e premeditazione. Al momento dell'aggressione, accaduta sotto casa della vittima, Alessandra stava parlando al telefono proprio con la sorella. Il silenzio della serata fu improvvisamente squarciato dalle urla disperate della donna, che chiedeva aiuto. Padovani, incapace di accettare la fine della loro relazione, la stava brutalmente aggredendo con calci, pugni, martellate e persino colpi di panchina, fino a causarne la morte. Stefania non potrà mai dimenticare quei terribili minuti. La donna ha partecipato a ogni udienza del processo ed era presente in aula al momento della lettura della sentenza. Sentire i giudici pronunciare la parola ergastolo le ha portato un po' di conforto. Fuori dall'aula ha dichiarato: «I giudici hanno compreso ciò che mia sorella ha subito, non solo la sera del delitto, ma anche nei mesi precedenti. Il mio pensiero fisso era che ci fosse giustizia». Stefania era consapevole della pericolosità di Padovani. Notando i suoi comportamenti strani, aveva cercato di mettere in guardia la sorella, la quale, soprattutto negli ultimi tempi, provava persino timore nell'uscire di casa. Alessandra si sentiva perseguitata, era terrorizzata all'idea di ritrovarselo davanti. Non mangiava più, era arrivata a pesare solo 47 kg. Lui la spiava, le controllava il telefono, le staccava la luce di casa. Mia sorella non viveva più. Anche in aula, secondo Stefania, l'ex calciatore ha mantenuto un atteggiamento manipolatorio, ha spiegato la donna. Ha ucciso mia sorella e durante il processo ha dichiarato che non ci sono vincitori, ma solo sconfitti. Ha aggiunto che non era lucido, che era malato. E allora perché non si è rivolto a un medico anziché ammazzare una persona? Quali dichiarazioni aveva rilasciato Padovani di fronte ai giudici? Eccole di seguito. Non stavo bene, perché una persona che sta bene non fa una roba del genere. Io mi ritrovo in un incubo e mi dispiace, perché questo è un fardello grosso da portarsi dietro, più grosso del carcere. Ma se tornassi indietro non sarei sicuro che la cosa avrebbe lo stesso svolgimento, perché con la testa non ci stavo. Chiedo che sia fatta giustizia perché Giovanni Padovani deve pagare, ma la giustizia deve essere fatta senza essere influenzata dai media. Per la famiglia della vittima, le lacrime versate sembrano ipocrite, considerando che l'omicidio fu pianificato, come dichiarato dai giudici. L'ex calciatore, già un mese prima dell'omicidio, aveva effettuato ricerche su internet per informarsi su come commettere il delitto perfetto. Alessandra stessa, sebbene in ritardo, aveva compreso di aver avuto una relazione con un manipolatore, ha ricordato la sorella. Mi diceva: come ho potuto essere così debole con lui? Io che sono sempre stata forte. Il suo unico scopo era controllarla. Concetto ribadito dal suo avvocato Antonio Petroncini. L'intento di Padovani era quello di soggiogare Alessandra. Voleva ridurla a un burattino senza anima, un pupazzo nelle sue mani. Ora si attendono le motivazioni della sentenza e con ogni probabilità si procederà con l'appello. Nel frattempo parenti e amici di Alessandra si rallegrano perché giustizia è stata fatta.